Io vivo in un paesino della provincia di Agrigento dove emergeva tantissimo il lato degli stereotipi e dei pregiudizi. Nessuno riusciva a vedere Nadia come persona. Mi sono chiesta in che modo posso cambiare le cose e ho iniziato a raccontarmi così, anche per gioco sui social. Questo fortunatamente alla gente è arrivato e oggi sono una delle influencer disabili più seguite in Italia. Sono felice di essere arrivata a questo risultato, perché non solo è una grande soddisfazione e oggi è anche un lavoro per me, ma sono riuscita anche a dare tanto coraggio alle persone che pensavano di non riuscire più a rialzarsi e non riuscire a farcela. E oggi le mie sensazioni, essere qua con voi, è una grande gioia per me. Si respira un clima di festa, un clima di gioia e soprattutto si vive appieno lo sport paralimpico. Il mio rapporto con lo sport è meraviglioso, mi sono approcciata al fitness da 7 anni, forse non gareggerò mai, però è bello che io riesca attraverso i miei video a dare anche coraggio alla gente di provarci, di approcciarsi allo sport, e oggi è una delle mie più grandi passioni. Quello che voglio che loro capiscano è che non bisogna mai amalgamarsi a quello che la società ci impone, a quei canoni di perfezione che in fondo non esistono e che dobbiamo anzi apprezzare anche i nostri difetti rendendoli unici. Oggi io affronto la mia disabilità a testa alta, ho imparato anche a far pace con gli specchi che prima odiavo e oggi riesco ad amarmi così per come sono.